sono finite le esibizioni qua davanti alla Basilica di Collemaggio. Il prato si è trasformato da campo di gioco, è diventato area picnic. Tutti i ragazzi con i loro genitori e mister e dirigenti delle varie società abruzzesi. È la pausa a pranzo. I ragazzi, chi ha mangiato subito si rimettono a giocare a pallone tra di loro. Le esibizioni sono terminate. La nostra società si è distinta. Il gruppo di ragazzi di mister Renato e il dirigente Francesco sono stati ad esibirsi al Fattore. Su 5 gare ne hanno vinte una e perse 4. Mentre i due gruppi che si sono esibiti qua, un gruppo di mister Antonello Ucci e il gruppo di mister Gabriele, il mister dei giovanissimi che oggi allena il gruppo dei piccolini, su 5 gare disputate dal gruppo di Antonelli, ne hanno vinte 4 su 5, mentre il gruppo di mister Gabriele hanno vinto 5 gare su 5. Hanno affrontato squadre blasonate come la D'Annunzio Pescara vincente. I ragazzi si sono divertiti, ecco, ricominciano pure a giocare con la classica maglia giallorossa. Ecco lo stadio, quest'area adibita adesso a picnic è pieno di gioventù. Fra poco si andrà in sfilata per le vie dell'Aquila verso lo stadio Fattori, dove c'è la cerimonia ufficiale di saluto delle autorità e la sfilata delle scuole calcio, dove c'è il saluto finale e poi terminerà tutto. Oggi si è fatto l'utile il bilettino, si è giocati e si è fatta una bella gita fuori porta qua all'Aquila, una giornata di sole, domenica 1° marzo.